Dovremmo essere, ad oggi dovremmo essere al completo, oggi verifichiamo le condizioni di tutti, vediamo se stanno tutti bene. E l'unico dubbio ad oggi è Buonaiuto, oggi verifichiamo la sua condizione, vediamo come sta e poi domani mattina decidiamo. Riconfermarsi è sempre più difficile, anche perché la partita di domani sarà ancora più difficile, questa è una certezza, perché è una partita ovviamente decisiva per entrambe le squadre. Affrontiamo una squadra che è in grande salute, una squadra che nelle ultime 12 partite ne ha persa una, quindi non dobbiamo fare l'errore di farci influenzare da una formazione che in questo campionato magari ha fatto più fatica delle altre, perché nell'ultimo periodo, da quando c'è Castori, questa è una squadra che viaggia e viaggia anche bene. Sappiamo quelle che sono le caratteristiche di questa squadra e dobbiamo essere molto molto intelligenti nel gestire la gara nel migliore dei modi. Vediamo chi è a disposizione, come ho detto l'altra volta, io scelgo 11 giocatori, non scelgo il modulo, e quelli che mi danno più garanzie, che non vuol dire che sono i più bravi, vuol dire quelli che sono più funzionali al tipo di gara che voglio fare, e in base a quello cerco di metterli nelle migliori posizioni in cui possono rendere al meglio. Quindi è ovvio che se c'è Buonaiuto è un conto, se c'è Melchiorri, Dragomir o Falcinelli è un altro conto, cambia tutto perché in campo i movimenti sono diversi, è normale che in linea di massima partiamo sempre con una difesa a 4 e poi vediamo chi abbiamo a disposizione e in base a quello in campo ci sarà un modulo, che poi come dico sempre si muove sempre. Che gara voglio fare non lo dico, perché sennò diamo dei vantaggi agli avversari, quindi questo me lo tengo per me. Quella che è stata ve la posso spiegare secondo quelle che erano le mie idee. Noi abbiamo sicuramente sviluppato sulla fascia sinistra, praticamente giocando a 4 in difesa, sulla fascia destra alzando Mazzocchi e sviluppando a 3, per sfruttare le sue caratteristiche. Come ho ripetuto oggi rispetto all'altra volta, è normale che se io ho Mazzocchi in campo cerco di sfruttarlo per le caratteristiche migliori che ha. Le sue caratteristiche migliori sono la spinta, quindi ho cercato di metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio delle sue qualità. E dalla parte sinistra avevo bisogno di un giocatore, una mezzala che fosse più dentro al campo, e tra i centrocampisti che ho che possono giocare in quella posizione sicuramente il miglior palleggiatore è Dragomir, quindi la scelta è stata voluta da quella. In più invece sulla parte destra c'era un giocatore come Buonaiuto che ovviamente essendo un destro fa più fatica a giocare sulla linea di fondo dalla parte destra, perché dovrebbe usare bene il sinistro quando viene incontro, e quindi sfruttando le avanzate di Mazzocchi lui si trova sempre di più in posizione centrale da trequartista, che è il ruolo in cui agisce meglio. Quindi e in più Falzerano per coprire un po' le avanzate di Mazzocchi. Questa è stata l'idea iniziale. Io non credo che sia così, non credo che sia così, perché se non nei minuti finali, nel momento in cui deve forzare, se non dovesse essere in vantaggio, perché le squadre di mister Castori hanno una precisa identità. Se voi ci fate caso subisce pochissimo e tantissime partite le vince con pochi gol di scarto, sono uno o pochi di più, perché sfrutta appieno quelle che sono le occasioni che ha durante la gara e subisce poco, e quindi tante di queste partite o le pareggia o le vince di misura, e questa è l'arma più forte che hanno. Spesso
questo tipo di squadra ti innervosiscono perché si chiudono bene, sono molto ben messi in campo in fase difensiva e se fai fatica a trovare spazi poi si fa l'errore di incominciare a avere troppa frenesia, magari si incomincia a alzare il pallone e a sbagliare di più. Invece noi dobbiamo essere lucidi per tutto l'arco della gara e avere molta, molta pazienza e limitare quelle che sono le loro armi, che sono una ripartenza immediata, il portare avanti tanti uomini in area nel momento in cui riescono ad arrivare al cross. Queste sono le loro armi con cui hanno fatto diversi gol e quindi dobbiamo essere molto bravi sotto questo punto di vista. Con la medesima importanza, credo, perché poi alla fine quello che conta è l'obiettivo e in questo momento possiamo dire che l'obiettivo è unico e preciso e non puoi scappare da questa verità e quindi in questo momento raggiungere il nostro obiettivo, quindi la salvezza, è come vincere un campionato, perché sappiamo benissimo qual è l'importanza di mantenere una società in Serie B e la differenza invece di essere in C. Cambia tutto, non solo per la società, ma cambia anche per Perugia, per Perugia città. Tant'è che la settimana scorsa si è esposto anche il sindaco, come ho letto, e questo è sinonimo del fatto che comunque è importante, è importantissimo, fondamentale mantenere una piazza come Perugia in Serie B. Quindi davanti c'è il Trapani, ma ci potrebbe essere qualsiasi tipo di squadra, che noi dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo e abbiamo due match point, perché alla fine sappiamo che con 3 punti siamo matematicamente salvi. Ci dobbiamo concentrare sulla partita di domani e cercare, provare di chiudere i conti subito. Non è una partita da vincere a tutti i costi, semmai è il Trapani che deve vincere a tutti i costi, le cose si ribaltano. Noi non dobbiamo vincere a tutti i costi, noi dobbiamo provare a vincere a tutti i costi, che c'è una bella differenza. Giocare una partita, giocare una gara vuol dire avere equilibrio, avere voglia di vincere, avere voglia di non prendere gol, avere voglia di non perdere e avere voglia di soffrire, ma allo stesso tempo avere la convinzione di poter fare la gara e di poterla vincere. E poi la storia del calcio ci insegna che ogni partita ha una storia a sé, può succedere qualsiasi cosa, compreso espulsioni o quant'altro, un gol a freddo, un autogol, quindi noi dobbiamo essere pronti a tutto e avere grande consapevolezza nei nostri mezzi, ma avere grande lettura dei momenti della partita e della partita stessa. Quindi in base a quello che succederà noi dovremo agire di conseguenza. E questo è l'aspetto più difficile, più impegnativo, ma più importante di qualsiasi gara. Quindi noi scendiamo, la nostra certezza è che dobbiamo scendere in campo con grande convinzione per provare a vincere la gara e poi vediamo come va. Qua si può aprire un discorso lunghissimo. Io quando sento questo tipo di discorsi rimango basito, cioè nel senso che per me è inconcepibile dare più o meno importanza ad una gara, perché per me sono tutte importanti le gare. È ovvio che l'approccio mentale che può avere la partita ad un amichevole è diversa da quella che puoi avere in una gara ufficiale, questo è normale. L'importanza che può avere una partita da match point in cui ti salvi o retrocedi o vai in Serie A è diversa da una qualsiasi partita, magari per il Benevento che è già in Serie A. L'approccio mentale può cambiare sotto questo punto di vista, questo sì. Ma domani scendono in campo 2 squadre che hanno un obiettivo ben preciso. E quindi per me è incomprensibile avere cali di tensione, avere momenti difficili a livello di testa durante una partita. Uno, perché i giocatori forti sono quelli forti mentalmente e i giocatori forti mentalmente giocano alla stessa maniera, sia un'amichevole che una partita ufficiale. Questo è quello che si aspetta un allenatore.
Ma spesso i cali di tensione non sono dovuti al fatto che c'è un approccio sbagliato mentale. Tante volte ci sono tanti aspetti che ti portano ad avere un calo di tensione, che poi non sono cali di tensione. Magari la paura. La paura, la famosa paura di non vincere, la paura di non portare in porto un risultato, la poca lucidità e freschezza mentale. Queste sono le cose che magari ti portano ad avere, chiamiamoli cali di tensione, ma non sono tali, sono momenti emotivi che vive un calciatore in campo, una squadra in campo. Ma se noi ci dobbiamo preparare, se noi dobbiamo pensare che un solo giocatore domani, sia del Trapani che del Perugia, non conosca l'importanza della gara e possa avere un calo di tensione, allora non dobbiamo neanche scendere in campo. Quindi, sotto questo punto di vista, io sono sereno che i ragazzi sono ragazzi intelligenti, capiscono l'importanza della gara e sono certo e sicuro che ognuno di loro darà tutto quello che ha, l'ho detto l'altra volta, lo ripeto adesso, per la maglia, per la loro professione, ma soprattutto per se stessi. Quindi se mettiamo davanti il se stessi, vengono meno anche tutte quelle cose che si dicono, in giro. Quindi, un calciatore quando va in campo non pensa a nulla, pensa a dare tutto quello che ha e a giocare bene, non pensa all'allenatore, non pensa al tifoso, non pensa al giornalista, non pensa a nulla, pensa a giocare e a dare tutto quello che ha. Questo dipende dall'andamento della partita. Sono state tante partite in cui ho iniziato con un modulo e ho finito con quello, altre in cui c'è bisogno di qualcosa di diverso. L'allenatore è in panchina per quello, per cercare di capire come mettere nelle migliori condizioni i propri giocatori affinché si soffra di meno. Il cambio di modulo ce ne sono stati due nell'ultima gara. Il primo è fallito, il secondo invece è andato bene, nel senso che nella mia testa c'era quello di mettere un difensore in più per cercare di rialzarci, paradossalmente di rialzarci perché portando avanti i quinti magari ho pensato che ci potessimo rialzare un pochino e invece non ce l'abbiamo fatta, e invece con il secondo cambio ho pensato, vabbè, se la squadra non ha questa forza di rialzarci, va bene, stiamo più bassi, ma tamponiamo di più le fasce laterali. E quindi è la verità, il primo cambio è andato a vuoto, il secondo magari è stato migliore. Quindi a seconda di quello che succederà domani, vedremo il da farsi.